Circa 1.500 vaccinazioni eseguite nel Vallo di Diano in questa giornata speciale di apertura promossa dall'ASL di Salerno sui soggetti over 80 e sulle persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni. I centri vaccinali del Vallo di Diano al lavoro in questo fine settimana di festività, immunizzando 1.450 persone nel solo weekend, senza considerare le persone che nel corso delle aperture speciali dei centri sono stati chiamati per effettuare la seconda dose. Tour de Force a Teggiano, dove le attività legate alla campagna vaccinazione promossa dall'ASL si sono dovute svolgere necessariamente nella giornata di sabato 1 maggio e nonostante il giorno di festa e la voglia di trascorrere una giornata di libertà dopo tanti divieti, ha portato comunque ad effettuare all'incirca 360 vaccinazioni tra over 80, a cui è stato somministrato il Pfizer, e soggetti afferenti alla categoria 60-79 che hanno ricevuto l'AstraZeneca. Presso il Rassaut di Teggiano le vaccinazioni sono proseguite anche domenica, ma non nell'ambito della giornata speciale promossa dall'ASL, bensì per la programmata somministrazione delle seconde dosi di vaccino. L'Open Weekend speciale promosso dall'ASL di Salerno è invece proseguito negli altri centri vaccinali, dove le presenze si sono attestate intorno alle 370 persone per ciascuno dei tre centri operativi sull'iniziativa. Ottimo risultato a Polla, dove i comuni afferenti al centro ubicato presso Luigi Curto hanno risposto presente con un'intensa partecipazione da parte della categoria 60-79 che ha ricevuto l'AstraZeneca. Non è stato da meno Sassano, dove peraltro la giornata si è svolta nella totale serenità e senza intoppi, grazie anche all'ottimo lavoro e alla disponibilità dei volontari dell'associazione L'Orchidea Emergenza, che hanno seguito ed assistito passo passo le persone giunte sul posto per ricevere la prima dose di vaccino, cercando di agevolarne in ogni modo l'attesa e favorendo comunque il rispetto delle normative anticontagio. Procede abbastanza bene, molto fluibile, la gente non resta troppo in attesa. Sembra che vada tutto per il meglio. Tutti spazi distanziati, avete creato anche nuovi spazi per l'attesa, vero? Sì, varie fasi dove devono attendere le persone per non creare troppo assemblamento. Quanti sono al momento le persone partecipanti? Stamattina c'è molta affluenza, siamo arrivati più di 200 persone e ancora altri che devono arrivare e che devono fare il vaccino. Oggi vaccinate tutte le persone del Vallo di Diano, giusto? 60 sì, o 70? Dai 60 ai 79, tutte le persone del Vallo che devono venire in questo distretto.